Monsignor Paglia, innanzitutto bentornato a Terni. Che effetto le fa? Ebbene, indubbiamente un effetto piuttosto, come dire, tumultuoso, nel senso i sentimenti si accavallano, si rincorrono, e il periodo che ho passato qui ovviamente non solo non si dimentica, ma in qualche modo ora rivivo tutte le speranze, le difficoltà anche, ma il desiderio che Terni e l'Umbria continuino a crescere, a sperare in un futuro che sia più bello per tutti. Qui ha ritrovato anche San Valentino, sì, il patrono della città, e è stato uno dei primi a portarlo a livello internazionale. Sì, anche perché io ho sentito immediatamente che era importante anche per la città trovare un rapporto più profondo con il suo patrono. In tutte le città, soprattutto europee, il legame tra la Civitas e il suo patrono ha un peso importante. Per Terni a volte mi era parso che c'era come dire una divaricazione, una devozione molto larga con una consapevolezza più ristretta. Peraltro, scavando, studiando, dando anche impulso a nuovi studi, abbiamo scoperto due cose importanti. La prima, che San Valentino è un santo davvero importante, molto più importante di quel che si pensa, e nello stesso tempo ha una storia che affonda le radici nel terreno di Terni, nel suo rapporto anche con Roma in particolare, che a mio avviso andrebbero ancor più sviluppate. E mi permetto di dire proprio oggi, in un contesto come quello che stiamo vivendo, della guerra in Ucraina, quando portai le reliquie di San Valentino a Mosca, e lì scoprimmo una icona di San Valentino con la scritta in cirillico Valentini Interamski. Nessuno sapeva cosa volesse dire. In realtà voleva dire Terni, perché il nome latino di Terni era Interamnia. E io ricordo, quando lo disse al patriarca, rimase sorpreso, e lui anzi ci tenne a sottolineare che San Valentino è un martire, non è solo lo sdolcinato amore romantico, che va bene anche, ma San Valentino è molto di più. San Valentino è un taumaturgo, è un martire, è un protettore dell'amore. Ed ecco perché a me pare che poter dare spessore a questa figura e alla città di cui lui era vescovo sia particolarmente significativo. Oggi per me quello che sta accadendo mi fa dire: sono lieto di aver portato una fiammella d'amore a Mosca. Mi auguro che non si spenga, anzi, che possa appiccare il fuoco, perché l'amore può vincere anche la guerra.